Un importante convegno di reumatologia si è tenuto presso l'azienda ospedaliera di Caserta, organizzato dal dottor Giovanni Italiano, reumatologo presso l'azienda sanitaria casertana, nel corso del quale è emerso un importante confronto su tecniche e nuovi ritrovati di questa branca della medicina che vede le patologie reumatologiche sempre più in aumento. Ma come pensa l'azienda ospedaliera di Caserta di far fronte a queste malattie sul piano assistenziale? Lo abbiamo chiesto al dottor Giovanni Italiano e poi abbiamo sentito alcuni dei relatori. Dunque, noi finalmente abbiamo una nuova establishment generale, il nuovo direttore generale ha confermato quello che era il vecchio atto aziendale, confermando 3 posti di reumatologia in day hospital e 2 posti di degenza ordinaria. Già questo è un segnale positivo perché dimostra un'apertura e una sensibilità della direzione strategica verso queste problematiche. Ricordiamo che la migrazione sanitaria in campo reumatologico verso altre regioni, soprattutto il Molise e la Basilicata, ci costa in cifre circa 4 milioni di euro l'anno. Per cui intercettare questi pazienti e curarli nel proprio territorio è un dovere a cui questa direzione è stata molto sensibile. Non crede che appena tre posti siano sufficienti? 3 posti sono sufficienti, già che in questo momento abbiamo 0 posti, quindi passare da 0 a 3 è come quel vecchio adagio, ricomincio da 3. Ma soprattutto il problema non è il numero di posti, è la sensibilità nei riguardi di questi ammalati e di queste patologie. Quindi percorsi che ci consentono di accogliere meglio questi pazienti che ci sono stati chiesti e che noi chiaramente metteremo in essere, già che è massima l'attenzione della direzione verso questa tipologia di assistenza. Un'ultima domanda, qual è la patologia reumatologica più frequente? Indubbiamente la patologia reumatologica più frequente e che ha maggior costi, contrariamente a quanto si possa pensare, è l'osteoporosi. L'osteoporosi è una patologia altamente impattante come costi sociali, perché gran parte sono sostenuti dal paziente e dalla famiglia. La frattura da fragilità è un evento drammatico che porta a morte nella stragrande maggioranza dei pazienti che si fratturano il femore. E anche da questo punto di vista la direzione strategica ha mostrato molta sensibilità. Il nuovo primario dell'ortopedia finalmente è in grado di far fronte a queste problematiche in 24-36 ore. Allora, professore Picillo, che cosa è cambiato in reumatologia oggi rispetto a un po' di anni fa, diciamo 10 anni fa? Rispetto a 10 e anche 20 anni fa la materia si è evoluta grazie a molte conoscenze che si hanno in più, grazie all'elettronica che ci mette a disposizione grandi informazioni e grazie anche al sostegno dell'industria farmaceutica che ha apportato nuovi farmaci sempre più attivi, più potenti a risolvere veramente situazioni di malattia che prima avevamo grandi difficoltà a gestire. Gestiamo meglio il paziente proteggendolo dai farmaci dannosi e soprattutto dalle gravi lesioni che possono portare malattie come l'artrite reumatoide. Oggi non vediamo più certe deformità che stanno soltanto sui libri di medicina, di mani e piedi deformi che non si possono muovere più e rendono il paziente invalido. La reumatologia, dal punto di vista della abilità dei pazienti, ha fatto grandissimi passi, quindi è certamente migliorata e si è posto su un livello di conoscenze e di terapia che poche altre specialità hanno raggiunto. Non siamo tanto tecnici nell'uso di strumenti, ma i risultati sono veramente incoraggianti. Si deve continuare. I confini tra l'ortopedia e la reumatologia. Molto spesso i pazienti sono disorientati, non sanno a chi rivolgersi, soprattutto nella parte iniziale, quando scoprono di essere ammalati di qualche patologia reumatica. È un fatto comunissimo questa differenza. Purtroppo c'è la stessa differenza che c'è fra un medico e un chirurgo. In effetti i pazienti non sono abituati, perché i reumatologi sul territorio non sono diffusi come gli ortopedici, per cui quando uno ha male a un'articolazione, a un osso, si rivolge all'ortopedico, perché è diffusissimo l'ortopedia, c'è in tutti gli ospedali, in tutti gli ambulatori. I reumatologi no, sarebbe esattamente l'opposto, cioè il primo specialista da consultare per un qualsiasi dolore articolare
è il reumatologo che è il medico dell'apparato locomotore, ed è il reumatologo che poi dovrebbe inviare il paziente all'ortopedico quando ci sono casi di competenza dell'ortopedico, cioè che è un chirurgo. Quando può essere importante la storia clinica per la diagnosi in reumatologia? Allora, in assoluto l'anamnesi, cioè la storia clinica del paziente, è importante in tutti i campi della medicina, ma soprattutto nel campo della reumatologia, perché le malattie reumatiche si presentano in un modo molto poliedrico, quindi con sintomi a volte diversi che si possono portare a confusione nel riconoscimento della malattia. E quindi se non si fa una storia accurata dei sintomi, si corre il rischio di prendere strade sbagliate e quindi di questi tempi portare anche ad un aggravio economico in termini di spese di gestione diagnostica e quindi anche terapeutico del paziente. Quindi è importante una diagnosi precisa, e questo non può prescindere da una storia accurata, perché facendo in tal modo evitiamo tutta una serie di indagini sia di laboratorio che di imaging strumentale che alla fine potrebbero portare ad un aggravio di spese che di questi tempi è assolutamente da evitare.